Winter Edition, che è la novità assoluta di quest'anno, sì, assolutamente, e per fare tre domande a Dino Bianchin, che è il boss di nome di fatto della Tana del Nerd. Officiale, parte del nome, mi attenzione, Tana del Nerd Officiale. Ok, e per fargli tre domande che speriamo rispondano alle vostre, ma anche alle vostre curiosità, e soprattutto per presentarle. Quando nasce Tana del Nerd Officiale? Allora, Tana del Nerd Official nasce esattamente il 20 di novembre di lungi ormai 6 anni fa, fra poco, perché siamo vicinissimi alla data del sesto anno, perché il Punto Bianco ha deciso di voler portare agli altri le notizie del mondo nerd. Ha detto, ma perché non apro una pagina, un gruppo era all'epoca e poi è diventata una pagina, dove potevo connettermi con tutti gli altri e riportargli, sai, tutte quelle cose sui videogiochi, sui manga, sugli anime, sul mondo del cosplay, che all'epoca era un po' lontano in realtà all'inizio da noi, e portare le notizie, stile ANSA, che era l'inizio di quello che volevamo fare. E ho detto, ma sì, dai, il 20 di novembre di ormai 6 anni fa l'avevo aperta. Bellissimo, cioè invece di leggere dagli altri, essere tu portatore di notizie. Questa cosa mi vedo delle sinergie comunque. E l'altra cosa che ti chiedo, il Parma Comics ora la Winter Edition è a 2 giorni, a febbraio c'è stata un'altra 2 giorni. Noi come utenti viviamo 2 giorni, ma tu quando parti, cioè quanto è il lavoro che c'è dentro? Allora, sapendo che ho circa una decina di ferro all'anno qui con l'ente Colosseo, noi gestiamo l'area palco, dobbiamo essere settoriali, quindi si va a blocchi di 6 mesi in 6 mesi. Quindi ci sono 6 mesi con le prime fiere e 6 mesi con le ultime fiere. Mediamente una fiera non chiude mai, perché appena finisce l'edizione, a volte con certi autori, con persone come voi, abbiamo già contatti subito e ce l'ho, dai, anche l'anno prossimo, perché ci è piaciuto, perché pensiamo di poter portare con lo stesso personaggio altri contenuti, oppure lo stesso contenuto perché davvero è stato interessante. E dopo il clou si fa prima, quindi 3-4 mesi prima dell'evento, e il mese dell'evento. Il mese dell'evento tu non hai vita, perché è chiama problemi, quanto problemi risolvi tu, anche se non sono tu, ma devi risolverli tu lo stesso. E vabbè, insomma, fa parte del gioco anche questo. Però sì, sono 4 mesi almeno prima e il mese della fiera dove sei giù, testa bassa, con una riete. Ragazzi, è impegnativa, è molto meglio degli sforzi che facciamo noi. Allora abbiamo scoperto quindi quando, abbiamo scoperto come, ma adesso la cosa più importante che ci interessa sia a uno come boss che come me, il perché lo fai, che è quello che noi cerchiamo di trasmettere anche nel sociale, cioè fare una cosa è bene, ma il perché da un valore aggiunto. Qual è il perché? La mia storia qui parte in modo un po' burrascoso. Ero un organizzatore di tornei per Magic all'epoca e stavo crescendo con il gruppo con cui ero. E purtroppo abbiamo avuto delle dispute interne dovute a delle gelosie, cioè ragazzi le cose cambiano. E da una brutta situazione in cui ero abbastanza a terra, mi sono detto perché non cerco di prendere tutta questa energia che mi sta mangiando e buttarla in qualcosa di propositivo anche per gli altri. Ho detto, beh, sai che c'è, è una cosa che voglio fare da tanto. A me piace perché spesso si parlava con gli altri e mi dicevano, Dino, ma hai sentito questa roba? Dino, ma ci sto facendo gioco? Dino, ma ascolta, ma se io glielo dico direttamente che possono leggerselo, non faccio prima. E così è nata la parte, diciamo, più scritta sui social. Mentre la parte fieristica, un mio ex collaboratore che non si è sentito di continuare questo percorso, ma che saluto, che è il nostro amico Coco da casa, mi ha detto, ma sai, c'è questa cosa chiamata Fine del Fumetto, quel cosplay, andiamo a vedere cos'è. Io a Fine del Fumetto sapevo cos'era, ma il cosplay non lo conoscevo ancora così bene. Siamo andati alla prima fiera, ci è piaciuto, e ci siamo detti, ma perché non ci mettiamo anche noi? È chiaramente qualcosa di inerentissimo al nostro mondo, al mondo dei nerd. Da lì abbiamo cominciato, siamo partiti a fare le prime con i vari banchetti e adesso siamo arrivati con le aree palco dal 2016, perché nel 2015 mi è venuto un sogno, ho detto, ma io voglio fare un evento,
io voglio realizzare qualcosa per questo mondo che a me ha dato tanto. E da un eventino a caso che è successo, che era di Roxa, Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, da lì abbiamo detto, però forse qualcosa ci sappiamo fare, però forse una cosa sappiamo trasmettere, al pubblico è piaciuto, e Colosseo ci ha preso in seno, in questo momento, per fare dell'orale palco, e da lì abbiamo cominciato a girare in Nord Italia e abbiamo fortunatamente conosciuto tante persone come voi, con la vostra associazione, che ci hanno dato tantissimo a livello umano, e ringrazio perché questa è una delle parti più belle del mio lavoro. Allora, come vedete, ognuno ha fatto solo il motto, se questo è un modo di farlo, lo ha plasticamente realizzato, quindi dico, come associazione io voglio stringere la mano, a voi, a tutti i modaggi, ma sarà sempre più bello, perché lo spazio che ci ha concesso è stato un privilegio assoluto e l'hai fatto, grazie a voi. Ci hai visto dentro e ci hai fatto capire la tua sensibilità, un valore che è inestimabile e soprattutto che la tua energia l'hai portata in modo creativo di quello che la fanno, anche noi abbiamo molta energia, mi chiamo di fare cose, piuttosto che in altri ambiti abbiamo una competenza di fare, quindi saremo sempre al vostro fianco, su palma e dunque possiamo collaborare. Grazie. Ragazzi, io vedo voi tantissima amicizia, tantissima coesione e soprattutto uno spirito che è quello che spero che nella mia famiglia ci sia, la famiglia, non solo la famiglia classica, ma la famiglia delle persone che vogliamo intorno e con cui vogliamo divertirsi. Quindi questo è il più grande insegnamento che potremmo darci a dare a tutti quanti, al di fuori di tutte le cose tecniche che ci sono. Questo è la vera cosa importante, fare le cose assieme, senza odiarsi, senza flame, senza puttanate, perché questa è la vera parola di in questo caso, ma con tanta, tanta, tanta amicizia e qualche sogno da realizzare. Dino, è quasi una dichiarazione d'amore. Allora, seguite la nostra storia, questa storia di questa coppia che nasce, sui nostri canali ufficiali, in cui metteremo del link alle pagine rispettive. Mi raccomando, mettete mi piace, mettete mi segui e sarete aggiornati sia sulle nostre, ma anche soprattutto sull'attività che state andando. Mi raccomando, non prendete notizie per coppie, solo le notizie che mi danno loro che sono. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao pubblico. Ciao.